È morto Robert Mugabe, ex presidente e uomo forte dello Zimbabwe, questo stato ubicato in Africa. Fu al potere per quasi 40 anni di tempo e morto a 95 anni. Ho scritto su Twitter il presidente Emmerson Mnangagwa. Secondo quello che confermò dalla BBC, alla famiglia Mugabe si è spento per colpa di una malattia della quale non è stata rilevata la natura ed è a causa della quale era ricoverato in ospedale di Singapore dall'aprile passato. L'ex dittatore era stato deposto nel 2017 con un colpo di Stato. Mugabe vinse le prime elezioni dopo l'indipendenza della Gran Bretagna nell'80, diventò presidente, quindi premier, carica che mantenne fino all'87, quando fu eletto e abolì il ruolo di primo ministro. Il presidente suo successore lo definì un'icona della liberazione, un panafricanista che dedicò la sua vita all'emancipazione del suo popolo. Il contributo alla storia della nostra nazione e il nostro continente non sarà mai dimenticato. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi. Un saluto caro a voi, Robert Mugabe, riposa in pace. Amen.